Dal parco Pampanini del quartiere San Pio X arrivano segnalazioni di incuria e inciviltà. Sentiamo che cosa ne pensano i residenti, se effettivamente è così. Qualche episodio, ma parlare di atti vandalici con devastazioni, no, ragazzate, io le definisco ragazzate, ecco, in questo senso. Succedevano tanti anni fa, succedono anche adesso e purtroppo fa parte del ciclo della vita, da quando un ragazzo è giovane magari fa delle cose inconsapevoli di quello che fa, ecco, ma può succedere comunque. Non è una cosa così da impossibile da vivere, ecco. Sì, effettivamente nella zona giù, diciamo, di San Pio c'è purtroppo il parco che è spesso vittima di atti vandalici e frequentato da brutte compagnie soprattutto nelle ore serali, e è un peccato perché sarebbe un bel polmone verde del quartiere, molto frequentato sia da bambini che da famiglie. È un peccato perché il nostro sarebbe un bel quartiere, uno dei quartieri più popolati della città, e quindi che ci succedano questi fatti anche a noi mamme toglie un attimo la serenità di mandare i nostri bimbi a giocare nel parco. Sì, molto spesso nelle ore serali capita di, io ho una casa con l'affaccio sul parco e si sente passare molto spesso dei motorini che fanno molto molto rumore a tutte le ore e fanno delle grosse accelerate di continuo e vanno e vengono e si sente schiamazzi anche nel parco. Poi dopodiché viene da sé che uno che va a vedere, poi chiaramente sono quelli che lasciano in giro tutte immondizie, che non hanno cura del verde pubblico, eccetera eccetera. Beh, diciamo di sì, confusione alla sera, soprattutto perché appunto c'è il campetto, quindi il coso, e dopo ovviamente se si guarda anche vicino alle panchine, gente che si ferma a mangiare e poi, pur essendoci i bidoni vicini, cosa fanno? Non fanno altro che abbandonare la sporcizia per terra, quindi questo insomma.